Salve ragazzi, di nuovo qui a raccontare una nuova storia e una nuova, purtroppo, vicenda economica. Questa vicenda economica, come ho già citato in altri video, vedi il video di Pistorius e di Schwarzer, e se non l'avete visto vi rammento di andarla a guardare, di andarla a visionare. Vi voglio parlare ad esempio di una vicenda economica, di come si intreccia questa storia insieme al mondo dello sport. E questo lo faccio attraverso una lettura diversa di quello che può essere il medagliere olimpico. Il medagliere olimpico ci mostra, come è naturale che ci mostra tutti i giornali dello sport, attraverso una lettura della classifica in maniera classica, col posizionamento delle nazioni in base ai propri ori. Quello che io invece vi voglio portare a fare è una lettura, diciamo, diversa, sleghiamoci da questa lettura classica, una lettura che invece è improntata sul fatto di quante volte uno Stato è arrivato al podio, perché quello già arrivato al podio, un bronzo, un argento o un oro, è una vittoria per la nazione, perché c'è sempre una persona che sale su un gradino, viene fatto l'inno nazionale del paese e comunque sia è un traguardo di abbastanza di notevole caratura per quanto riguarda la disciplina sportiva fatta dalla persona che gareggia in quello sport: carabina, pattinaggio, maratona, corsa di 100 metri, nuoto e quant'altro. E vedendo questo noi notiamo che le prime posizioni rimangono tale quali, cioè l'America come prima anche in base agli ori e prima anche in base ai podi ottenuti, e seconda subito dietro c'è la Cina, che sia secondo gli ori sia secondo la classifica di quanti podi arrivati è seconda a pari merito. E rispettivamente invece la terza sarebbe la Russia per i podi, anziché il Regno Unito che scenderebbe di un posto. Poi la Germania quinta al posto della Sud Corea, che andrebbe assieme all'Italia all'ottavo posto, anziché la Corea comunque essere nella nona posizione. Poi settima l'Australia, non decima, ottava la Francia, anziché settima, e in ultimo l'Ungheria. Il ragionamento che vi voglio portare a fare ci porta a questo risultato, che il paese al primo posto, cioè gli americani, vi vogliono portare a fare sì che questo risultato, che il paese arrivi al primo posto, sta nel fatto che sia anche una società con il reddito pro capite più alto, che poi andando ad analizzare bene sappiamo tutti che non è che è aumentata la ricchezza per la massa, ma è aumentata, diciamo, la ricchezza nelle mani di pochi e è aumentato la classe dei poveri. Quindi c'è una sperequazione sociale galoppante anche in questo paese, come quello di un paese del terzo mondo, né più né meno. Ma forse, diciamo, a questo punto ancora questa lettura sociologica non la facciamo. Ma ciò che vi voglio far notare di com'è importante mantenere alti risultati dello sport sta dato il fatto che soprattutto le multinazionali che amministrano e governano i beni, i consumi nel mondo dello sport sono soprattutto società che hanno la loro sede storica negli Stati Uniti d'America, e le grandi aziende che gravitano nei beni e consumi di questa società americana, che poi sta esportata in tutto il mondo, sono la Pepsi. E se non la conoscete sapete che è l'azienda che produce tipo il Gatorade, che è molto famoso e molto diffuso. C'è la Coca-Cola, che si fa la partnership del mondo dello sport in tutti i sensi. C'è la Nike, c'è la Kellogg's con i suoi integratori e quant'altro, insomma. E gli altri, quelli delle aziende europee, vestono, diciamo, più che altro posizioni di nicchia. Quello che gli lascia, diciamo, le briciole che gli lascia il mondo economico sportivo delle multinazionali americane. Questi prodotti, naturalmente, guarda caso, vengono confezionati nella quasi totalità nel continente asiatico. E infatti noi tra le prime 10 posizioni chi troviamo? Troviamo la Sud Corea, che ha 50 milioni di abitanti. Non credo, diciamo, che nel loro mondo, diciamo, c'è una cultura sportiva con una radice storica più vecchia della nostra, e tantomeno la Cina, che la cultura sportiva, diciamo, non è che ha migliaia di anni di storia come magari per noi europei. E in più la Russia, che comunque sia già, come radice storica, la possiamo trovare un po' più retro rispetto a quella della Sud Corea o della Cina, che comunque si stanno tra le prime 10 potenze, insomma, che sviluppano atleti che hanno ottimi risultati nel mondo dello sport.
Guarda caso, però, anche questi sono i paesi che hanno le economie emergenti nel mondo economico e raggiungono, diciamo, nel ranking tra le economie emergenti che, soprattutto la Cina, spalleggia come prodotto interno lordo quello che è la ricchezza nazionale degli Stati Uniti d'America, dove la speculazione sociale sì è ben più alta, perché lì si tratta di un paese che logicamente la persona che gestisce la ricchezza nazionale è a livello numerico molto più piccola di quella americana. Quella americana, naturalmente, essendo nata, diciamo, in maniera diversa, logicamente abbiamo che sono più distribuiti i capitali di ricchezza, ok? Sono leggermente più distribuiti, anche se comunque il gap che si sta delineando di anno in anno è che comunque si crea anche lì un ristretto gruppo di persone che gestisce questa ricchezza. E logicamente chi ha fatto in modo che questa produzione di questi beni e consumi legati al mondo dello sport venisse esportato in questi paesi, che venivano poi da paesi che comunque sia la Cina che la Russia, che avevano il modello quello, diciamo, marxista, quindi in cui le aziende erano statali, ok? Noi abbiamo fatto in modo di fare una rivoluzione, di fare il crollo del muro di Berlino, far crollare il modello economico ispirato a Marx, perché lo vedevamo come un modello che comunque sia non portava la liberazione a rendere l'uomo libero, non portava, diciamo, a una crescita economica delle classi sociali all'interno di questi paesi, e abbiamo portato, diciamo, l'avvento di quella che è l'ispirazione capitalistica, che io non ho nulla in contrario in quello, nel far sopravvivere il capitalismo, anzi, perché no? Quello che mi dà fastidio è che ci siano poi all'interno di un modello economico delle lobby di potere, che è loro che gestiscono la maggior parte della ricchezza. Questo non mi sta bene, che non viene redistribuita in base a un discorso di meritocrazia, cioè le persone che lavorano per queste aziende che venissero ben pagate, ben retribuite, dal primo all'ultimo, questo io dico, mentre invece loro hanno creato questo modello economico capitalistico in questi paesi che avevano un regime dittatoriale, un regime totalitario, hanno portato il loro modello economico e hanno creato delle partnership con la classe politica governante e hanno fatto sì che siamo passati da un regime totalitarista a livello politico a un regime totalitarista a livello economico. E questo, diciamo, ci deve far indignare, ma io dico incazzare, ragazzi, incazziamoci, perché a me mi sta bene portare lavoro anche in altri paesi che magari hanno una società arretrata, che ancora si basa su una società contadina, però creiamo quello che le aziende economiche hanno creato nei paesi occidentali, cioè la tutela del lavoratore, lo statuto dei lavoratori, che viene argomentato in maniera tale che il lavoratore ha parità di diritti quanti quelli del datore di lavoro. Ok, invece loro hanno creato la produzione là, hanno creato una classe politica che desse la possibilità di far lavorare le persone come degli schiavi, quindi farsi una concorrenza sleale verso i lavoratori dei paesi occidentali e non dare più la possibilità a noi occidentali di poter lavorare con un giusto reddito. E infatti, come medagliere rispecchia, quindi nel secondo e terzo posto ci stanno queste economie emergenti che hanno prodotto, che stanno producendo reddito grazie agli americani soprattutto e poche altre realtà economiche dei paesi occidentali, e noi nei paesi occidentali ci dobbiamo accontentare dei posti subito dopo, spalleggiandoci un'economia che ancora riesce a stare in piedi, quella inglese, quella tedesca, e quella francese e quella italiana invece fanno da fallinellino di coda, perché logicamente nel mondo europeo cosa è successo? È successo che non abbiamo più spinto la leva di produrre, ma abbiamo spinto la crescita dell'intellettualoide, cioè ci vergogniamo se nostro figlio fa l'operaio, ci vergogniamo, quindi ci riteniamo dignitosi perché nostro figlio studia all'università, ci vantiamo che il nostro figlio fa sport, che è laureato in filosofia, cioè, e poi dopo ci veniamo a lamentare naturalmente che se c'è da fare il panettiere, se c'è da fare l'artigiano, il calzolaio, è un lavoro, diciamo, che è poco ben visto a livello sociale. Questo ci dobbiamo lamentare, perché invece noi dobbiamo far sì che la produzione continuasse a sopravvivere anche nel nostro posto, non portando in altri paesi, speculare sulla loro vita umana e creare sì
un progetto di profitto, perché se questo profitto veniva fatto, alla fine non è che soltanto, voglio dire, non sono una persona che, voglio dire, se questi vogliono fare gli schiavi e gli sta bene, facciamogli fare pure gli schiavi, però voglio dire, fanno gli schiavi per far sì che poi queste lobby, quel profitto che loro creano in più grazie al gap del minor costo del lavoro, se lo spendono solo per i cazzi di loro in quattro persone, una cricchetta di 4-5 cristiani, non mi sta bene. Questo deve essere suddiviso anche alla classe lavoratrice del mondo occidentale, e scusatemi se è poco. E quindi vi voglio dire, e vi voglio far riflettere per arrivare alla conclusione e stringere, ragazzi, sai cosa facciamo di bello? Da domani mattina andiamo sull'Aspromonte, cominciamo a scavare una trentina, quarantina di buche, naturalmente un metro cubo preciso, e prendiamo queste persone e le portiamo sull'Aspromonte. Non le trova nessuno, è un territorio inespugnabile, dove neanche chi l'ha visto può far sì che qualcuno lo trovi coi cani. Li mettiamo lì sottoterra, in questo bel metro cubo, però non li mettiamo insieme a coppie o a tre, no, ognuno in una singola buca, perché logicamente tenerli insieme magari diventano dannosi, si contaminano l'uno con l'altro, possono socializzare, in qualche modo possono prosperare qualche pensiero felice. Questo non lo voglio, vogliono che stanno solo in riflessione con se stessi, naturalmente da soli, perché poi anche insieme magari qualcuno è demoniaco. Com'è demoniaco a creare una cultura di schiavi e crearsi un loro profitto e mandare in cassa integrazione noi? Allora noi li mettiamo da soli, che se no magari si cibano l'uno con l'altro, cioè quello che è più scaltro magari se lo mangia l'altro, e dopo, capito, qualche mese questo campicchia anche bene con 70-80 kg da carne. E scusate, poi sai, c'è state esperienze di vita passate, ci hanno fatto vedere anche nei film che la gente diventa cannibale se non c'è da mangiare. Invece no, noi vogliamo che mangi la sua razione quotidiana di pane e il suo bicchierino d'acqua, giusto per farlo campare proprio al limite, allo strego proprio del morire. E naturalmente il pane non fresco di giornale, lo diamo secco, perché così anche la dentatura rimane forte, logicamente, perché noi ci teniamo alla salute, capito? Noi siamo per la cultura della vita, noi siamo per l'ispirazione, comunque sia, che la riflessione, fare l'eremita, porta sempre buoni frutti. Poi uno per volta, uno ogni tanto, per prova, uno lo tiriamo fuori e lo rimandiamo nel posto suo. Se vediamo che lui crea una situazione diversa, che ci dà la possibilità che naturalmente riveda un po' la sua posizione, fa un attimino di remove con se stesso, dice ma magari qualcosa deve essere cambiato, magari devo gestire la situazione in maniera che comunque sia, venga più redistribuita, che ci sia una perequazione sociale, che ci sia quindi una giustizia economica, che non devo tenere tutti i soldi per me, è meglio. Se non gli basta, noi naturalmente diciamo, quegli altri tuoi compari della tua cricca li lasciamo nel metro cubo, magari razioniamo ancora di più il pane, l'acqua, e facciamo morire da fame, logicamente. E poi no, mi dispiace, metro cubo, e se finché non la capiscono, finché non verbalizzano, un attimino va riveduta la situazione, ragazzi. Questo non è essere cattivi, essere, diciamo io, un po' concreti, un po' materialisti, ragazzi, con la sofferenza si cresce. Se li facciamo stare nell'agiatezza, questi quando mai capiranno quello che noi viviamo con la cassa integrazione, con la disoccupazione, col fatto che per 50 anni abbiamo lavorato per loro, per che cosa? Per non darci manca la pensione, dirci che dobbiamo andarci da 35 a 40 anni, poi da 40 anni faranno 45, e noi lavorare fino a 45 anni non ci danno la possibilità perché ci mandano in cassa integrazione. Quando li maturiamo questi contributi? Cioè, ditecelo, ci dobbiamo prendere una pistola e spararci in testa? No, prendiamoli uno a uno, metro cubo, sulla Aspromonte, ragazzi, spirito di gruppo, partiamo, marciamo tutti quanti sull'Aspromonte, piccone e pale, cominciamo a fare queste belle buche, poi andiamo a prendere e ce li portiamo. Mi raccomando, ragazzi, scrivete sulla mia email, contattatemi, commentate, ditemi la vostra, che sono curioso di vedere come la pensate. Ragazzi, metro cubo, Aspromonte, la soluzione per tutti.